Ai 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 ai. Che ci tocca oggi? La villa. Fuga dalla casa stregata. Non la villa. Eccola qua, è arrivata anche Alius. Oggi proprio tutta la combriccola gran completo. Tra l'altro, come è arrivata qua? Ah, alla Yoppol c'è, cioè, uno di quelle gigi che mi ha teletrasportato a casa. E ho dedotto che l'altro mi avrebbe condotto da te qui negli USA. Beh, è logica, sì. Ed eccoci tornati all'agenzia investigativa. Dunque, dobbiamo raccogliere informazioni sui Fancy Death. Il problema è che non sappiamo da dove cominciare, è ovvio, se non abbiamo indizi. Che poi i Fancy Death si vendono in America, non qui a Valdoro, anche fosse. Vediamo un po'. Abbiamo messo un annuncio e alcuni offrono Fancy Death come pagamento per risolvere il loro problema. Venire pagati con riviste, secondo me, non è proprio la mossa migliore, ma tant'è. Dobbiamo fare la missione di Servix, un American Yokai. Vuole capire come si comporta una cameriera qui a Valdoro. Deve andare al caffè Aureliete e lavorare lì. Io rimango sconcertato a volte da alcune missioni di Yokai Watch. Non hanno né capo né coda. Che poi, lei è uno Yokai, nessuno ti può vedere, a meno che non abbia un forte legame con gli spiriti. Quindi, beh, deve ispiritare qualcuno, tipo Alius, no? Io credo che lei sia un po' piccolina per fare la maid, ma va bene. Il cliente è entrato, se nessuno gli dà il benvenuto si sente spaesato. Come facciamo? Non potrà accomodarsi. Arrivo io, non si preoccupi, ragazzo. L'accoglierà una bambina di 11 anni. Il che non va mai bene. Che piacere rivederla, anche se in realtà è la prima volta che arrivi. Sono Alius, nuova cameriera, che bello rivederla. Ah, finalmente. Finalmente cosa? Stai calmo. E potresti ripeterlo, Alius? No, prendi l'ordine dell'avventore. Porca miseria. E poi facciamo un dono di sasso carta forbici. E una foto. Gioca a sasso carta forbici. Veloce, bambinone, su. Vedi, già Servix è pronto, già sta preparando la mano. Lui è convinto di vincere. Faccio carta allora. Così perdi. Ha fatto forbici. Ha vinto. Allora, Alius, facciamo una foto. Quindi se vincevo non si faceva la foto? Ah, che peccato. A meno che lui non lo sapesse che era una minorenne. A parte tutte, di tutte, insomma. In questo caffè tutte quante sembrano minorenni, però. Che poi vai a pagare dei prezzi maggiorati solo perché ci sono delle ragazze che ti servono il caffè e lo spuntino. Lo trovo esagerato. Guarda qua dietro il cartellone che si muove a piacimento. Ma io non lo so. Ah, ci dà un opuscolo di Fancy. Un opuscolo, la rivista Fancy su una villa infestata. Che ovviamente dove si trova? In America. Ovvio, può trovarsi a Valdoro, stai scherzando? Abbiamo un costume per Originian, cameriera, subito! Ragazzi, ragazzi, ho trovato Fancy Death! Eh sì, guarda pure tu, non c'è trucco, non c'è inganno. Dobbiamo andare alla base segreta con Alius. Beh, certo, dobbiamo farla conoscere, no? Ai nostri amici. Deve fare il giro di iniziazione. Mi sa che là sotto però c'è Cyborg Y, eh? Non vorrei dire una stupidaggine, ma mi pare proprio di sì. Affrontami! Affrontami, incredovino! E comunque sconfitto, non è per dire. Ora, la ciliegina sulla torta sarebbe se lui fosse il vero androide Yamada, cioè Cyborg Y. Tra l'altro, una cosa che non ho mai provato, la marmitta iridata. Beh, vedi, Luna, questa è la nostra base segreta. È un po' spoglia, ma insomma, è casa. Questa è casa mia. Dunque, dove si va a questo giro? Dovremmo andare nella casa stregata di cui parla il Fancy Death, no? Dobbiamo andare a questa casa stregata. Il problema è che ci vuole il rango B per entrare, quindi bisogna aumentarsi il rango yokai, eh? Arrivano i nostri con lo Yokai Watch potenziato! Ammira il potere! È chiuso. Certo. Perché lasciarla aperta? C'è scritto qualcosa lì, però attenzione. Una password di quattro lettere. Dovremmo cercare nel cimitero della chiesa, le tombe di colore diverso. C'è scritto O. La password era open, sì, era piuttosto chiaro. Un po' troppo banale, però. Già, davvero tanto. Soprattutto quelli di Fancy Death, perché hanno richiuso una volta dopo aver visitato? Ma perché poi ci sono già delle persone qui dentro? Perché era chiuso? Come hanno chiuso? Come hanno fatto? Questa è la nostra base segreta. Ci siamo accorti che si poteva entrare, quindi avete inventato voi quella password? Sì, però come sono in... cioè, come hanno chiuso da fuori? Quindi gli amici di Wyatt erano i famigerati Poltergeist, oppure no?
Ma anche il piano ha suonato! Ma non c'è nessuno che lo suona, sarà un topo che cammina sulle corde dei tasti, dai. Wow. Anche io avrei paura di una bambola così. Non è che tutto è uno yokai. Però in questo caso sì. In gialla. Che è ingiallita. Vuoi ballare il reg tomba? Il reggaeton della tomba? Tra l'altro la musica non va a tempo neanche per sbaglio con quello che devi fare a schermo, tipo prendere le note e premere il pulsante, quindi perché? Fallo andare a tempo, no? Poi l'emulatore funziona pure male. Ci siamo divertiti? Abbastanza, dai. In effetti i fansiret non è che raccontano bufale, ma non possono vedere gli yokai le persone normali, o meglio, quelle che non hanno lo yokai watch o quelle che non hanno un forte legame con gli spiriti, ma... Che poi loro pensano che i fansiret raccontano bufale. Ragazzi, voi avete un legame con gli spettri, cioè fatevi due conti. Allora, cos'è successo, Wyatt? Dobbiamo andare all'avventura. E qual è la destinazione? La residenza Nocciola. Ah, dobbiamo infiltrarci lì. Ha detto che ci sono strane voci su quella villa. Pare che sia abitata da alieni! Beh, direi di arrivare a Villa Nocciola e poi concludere l'episodio. Il Girinzatter è stata una bomba! Sì, però non dimentichiamoci perché siamo qui per i rapimenti alieni, a quanto pare. E Wyatt contempla la villa con un fare sinistro. Ma come entriamo? Non possiamo mica dire, ehi, ci fai entrare? Ma direi che magari nel prossimo episodio esploriamo la Villa Nocciola ed eliminiamo gli alieni che la stanno invadendo. Già. Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!